Come promesso, abbiamo chiesto ai commissari e abbiamo invitato anche i soggetti attuatori, che hanno un ruolo molto importante in questo momento, per la realizzazione delle opere, di ragguagliarci sullo stato dell'arte. Nel paese c'è un percepito che non si stiano facendo tantissime cose, ma non è così. Noi diciamo con questo rapporto continuativo che abbiamo di interlocuzione e di confronto, c'è chiaro vedere che loro si stanno adoperando per mettere le basi ad avviare tutta una serie di procedure, partendo sia dai lavori di sistemazione su in montagna, che permetteranno sicuramente di ridurre il rischio e permetteranno a noi di vivere in maniera più tranquilla il territorio, e sia una sistemazione a valle, partendo da Piazza Bagni fino ad arrivare giù al Piazzale dell'Ancora, delle aree colpite dalla frana. Diciamo, sicuramente sono state fatte delle cose, ne vanno fatte tantissime altre. C'è una problematica, che è quello del rallentamento dei lavori, più volte sollevato e manifestato da noi da parte dei soggetti attuatori, sia SMA che AMCA. Questa è dovuta a una serie di problemi che stanno vivendo loro, tecnici, eppure diciamo, di giorni, che non hanno potuto lavorare a causa delle allerte meteo, però anche a rallentamenti dovuti delle volte, a nostro avviso, a un malfunzionamento del sistema da parte dei soggetti attuatori. Noi facciamo il nostro lavoro, gli portiamo pressioni, li stiamo addosso, e loro vedo che nel momento in cui noi chiediamo di alzare il tiro e di insistere, loro si stanno muovendo. C'è questa preoccupazione forte, visto l'approssimarsi della stagione turistica. Sembrerebbe che da parte di qualche struttura alberghiera, ma poi c'è stato detto che assolutamente non era così, di non dare più disponibilità agli sfollati. Ci è stato garantito che assolutamente le persone non subiranno nessun tipo di ulteriore disagio, già si trovano a vivere fuori di casa, ulteriore disagio di non avere sistemazioni presso gli alberghi. Gli alberghi si sono impegnati a dare la disponibilità, e poi il nostro auspicio, che cosa che è già certa, che avverrà un ridimensionamento della zona rossa per Piazza Bagni, è il nostro auspicio che nel breve, io non dico per Pasqua, perché sarebbe veramente una cosa troppo presto, ma appena dopo Pasqua, di ridimensionare la zona rossa, in modo di permettere di tornare a più persone nelle proprie abitazioni. Chiudo con un'ultima domanda, non meno importante, soprattutto dal punto di vista delle aziende, la questione relativa da un lato alla riattivazione delle strisce blu, che può sembrare una cosa banale, ma banale non lo è, dall'altro la necessità di ricevere i dovuti contributi per i danni subiti e per le attività sospese. A che punto siamo? Allora, per quanto riguarda il tema più importante, è quello secondo me, dei contributi da elargire alle attività che sono state colpite dall'evento franoso. Il commissario ci ha garantito che diciamo, c'ha la possibilità, e proprio ieri è giunto dal Dipartimento della Protezione Civile la possibilità di elargire i fondi, cioè sia i fondi, e di elargire le somme dovute per i danni richiesti dalla varia attività. Si sono allungati un po' i tempi, perché non tutte le attività hanno presentato richiesta, il famoso modello C1. E per questo abbiamo chiesto di prorogare i termini per la presentazione della richiesta al 31 marzo. Perciò questo ha dilatato un po' i tempi, però il commissario si è impegnato che entro fine aprile elargirà i fondi come richiesti. Per quanto riguarda le strisce blu, io sono una famiglia di commercianti, appartengo a una famiglia di commercianti, e vi dico che è stato fortemente voluto da gran parte delle attività commerciali, perché regolamentare quelle che sono le aree di parcheggio permette a noi attività commerciali di poter operare, perché attualmente non c'è una sosta selvaggia all'interno del paese, e questo non permette alle attività, cioè ai fruitori delle attività, all'utenza delle attività, di trovare un posto libero e parcheggiare. Perciò abbiamo chiesto a gran voce alla commissaria di riattivare quelle che erano le aree di sosta, regolamentare quelle che erano le aree di sosta, sia Piazzale Ancora che tutti gli stalli blu lungo il corso.